Per incollare due porzioni di lastra Betacryl orizzontalmente, predisporre le due linee di taglio come descritto in precedenza, utilizzando in sequenza una sega ad affondamento e una fresatrice verticale. Incollare con termocolla, colla a caldo, dei quadrotti di legno lungo la linea di incollaggio su entrambe le superfici. Questi serviranno per poter avvicinare le due linee di incollaggio una all'altra mediante degli strettoi in legno, più comunemente chiamati morsetti. È consigliabile posizionare un quadrotto ogni 8-10 cm. Una volta che i quadrotti sono incollati, pulire accuratamente le due superfici di incollaggio con alcol denaturato incolore o acetone ed avvicinare le due porzioni di lastra a 2 cm una dall'altra. Dopo aver opportunamente preparato la pistola, vedi specifica sezione, stendere un filo continuo di colla bicomponente Betacryl lungo tutta la superficie da incollare. Ripetere l'operazione una seconda volta nella parte più alta della linea di incollaggio. È il momento di accostare le due superfici da incollare e farle aderire una all'altra utilizzando i morsetti. In questa fase dell'operazione è consigliabile tensionare i morsetti in modo leggero in modo da poter controllare e perfezionare la planarità tra una porzione di Betacryl e l'altra. Più i due lembi sono allineati in modo planare, più facile risulterà la fase di lucidatura e migliore sarà il risultato. Una volta ottenuta la corretta planarità, serrare maggiormente i morsetti senza però eccedere. Un eccessivo serraggio comporterebbe la fuoriuscita totale della colla e di conseguenza un incollaggio che potrebbe risultare imperfetto. Lasciare indurire la colla assolutamente senza toccare il cordone di incollaggio per circa 25-30 minuti. Il tempo di attesa può variare secondo temperatura e umidità dell'aria. Procedere alle operazioni di levigatura come descritto nella specifica sezione.